Bella a tutti, raga. Qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Sapete qual è la cosa divertente? È che io avevo già registrato tutto questo. Avevo registrato, cioè stavo ancora registrando mezz'ora di contenuti, ma mi si è sminchiato tutto. Mi si è completamente sminchiato tutto. Quindi dovrò rifarlo da capo. Dovrò rifare tutto da capo. Che bello, che bello. Quindi, dopo avervi fatto questa mirabolante intro in cui facciamo così. Facciamo realtà alternativa. Creiamo un qualcosa di paradossale. Mentre si carica tutto quanto, vi volevo dire, prima che di farvi vedere tutto quanto. Mi è venuta in mente un'idea, ovviamente oggi noi cominciamo con la carriera su Football Manager del Cagliari e mi è venuta in mente una cosa carina da fare, visto che sia io che Mattia che Pietro abbiamo fatto il mercato che farei del Cagliari, secondo me è un'idea carina vedere in maniera concreta a dove porterebbe questo mercato che farei, quindi un video in cui faccio vedere i risultati che ha ottenuto la squadra che ho creato io, i risultati che ha ottenuto la squadra che ha creato Mattia e far vedere anche i risultati che ha ottenuto la squadra di Pietro con il mercato che faceva lui. Quindi secondo me è un video carino e potrebbe uscire fuori una cosa carina. Se vi interessa, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che faremo questo tipo di video. Inoltre ci tengo a dire che metto le mani avanti. Io non sono un drago di Football Manager, non ci ho mai saputo giocare benissimo, quindi ci gioco alla mia maniera. Sicuramente sbaglierò un botto di cose. Se voi siete più esperti, buon per voi. Io purtroppo ho sempre giocato alla mia maniera Football Manager e non è detto che sia la maniera più giusta, la maniera più corretta. Quindi non è una cosa per far vedere, ah, io sono bravo, ah, io ci so giocare. Anzi, il completo opposto è semplicemente per divertirci un po' insieme. Magari mi auguro anche di migliorare sotto questo punto di vista. Ho tolto la spunta all'editor in tempo reale perché ce l'ho, ma mi sembra un po' troppo usarlo. Vi avviso subito che non sono mai stato capace a fare gli allenamenti e quant'altro, quindi evito tutta quella parte e ci concentreremo principalmente sulle partite e sul calciomercato. Questo è quanto, ci rivediamo dopo, quando vedremo la tattica e quant'altro. Alla fine, scusate, alla fine ho deciso di mettere la modalità tradizionale perché mi sono reso conto che i trasferimenti, la realtà alternativa, eccetera, eccetera, non avevo sostanzialmente un cazzo di nessuno. Ci sarebbero stati veramente troppi lavori da fare. Quindi ho scelto la modalità tradizionale in cui avremo gli effettivi giocatori che sostanzialmente hanno concluso questa stagione di Serie A e andremo a giocarcela con quella. È una precisazione che devo fare visto che state vedendo che c'è la stessa schermata di prima. Sono andato avanti, ho visto che c'era praticamente la prima squadra era composta da soli Primavera. Ho detto, mi sa che così è un po' too much. Quindi ok, sono tornato indietro e adesso sto ricaricando la pagina iniziale e ho messo la modalità classica di Football Manager e andremo a vederla insieme a questo punto, appena finisce il caricamento, ovviamente. Eccoci qua, siamo entrati. Allora, accettiamo l'attuale linea societaria, sì, va benissimo tutto. I giocatori che vanno in scadenza, io prima ci ho provato a rinnovare qualcuno, ma non ci stanno i soldi, quindi che cazzo vedevo di? Io metterei tutti. Oh. Se io vado fino in fondo, facciamo così, fai negoziare il rinnovo l'RDS, ci pensa abbonato. La tattica l'avevo già impostata prima, rimetterò quella che avevo impostato prima, ovvero palla lunga e pedalare. Modifichiamo un po' qua così. I passaggi un poco più diretti, non tutti. Ci
concentrare il gioco sulle fasce, giocate la palla negli spazi, in transizione ritornate assolutamente, passano al fulcro del gioco, mi va bene, e alzerei un po' la difesa e tutta la squadra più o meno. Linea della difesa mi va bene così. Il pressing indirizza verso il centro. E basta. Mentalità equilibrata. Ci sta. Poi la rosa la facciamo insieme. Prima non l'ho fatta vedere. La rosa io ce l'ho già bella che pronta. Scuffette. Poi dov'è? Augello a sinistra. Azidiagos e Dossena, e a destra Zappa. Poi Prati come mediano, Augello però mettiamo terzino fluidificante automatico, e a Zappa terzino fluidificante automatico. Loro che c'hanno? Azidiagos non mi dispiacerebbe come difensore che imposta, eh. Dossena il difensore centrale che pensa alla difesa. Prati, mettiamo regista arretrato. Poi Mezzali, Nandez e Magumbu. Nandez un po' più carrigliero. E Magumbu 4 stelle. Allora facciamo carrigliero Magumbu e Nandez mezzala. Le ali a sinistra, dove sta? Dove si nasconde Luvumbo? Ecco, a sinistra Luvumbo, a destra Oristanio, che eccolo qua. E prima punta mettiamo Petagna. Poi per quanto riguarda la panchina, facciamo così, leviamo tutti quelli che sono in prestito e gli indisponibili, così almeno famo subito. Viatesca. Ah, faccio direttamente. No, cazzo, ho tolto Zappa. Robert, Di Pardo, Azzi, Viola, De Jola, Sulemana, Ianto e Paoletti. Mancano ancora 4 slot potenzialmente da poter riempire. Tra l'altro, Lumbo, Ala. Effettivamente trova spazi. Oristanio lo vedo più come attaccante esterno. Assolutamente. E direi che ci siamo. Ora, qualche colpo sul mercato. Io direi di andare a prendere un centrale, un altro centrale, un altro difensore centrale. Gabbia. Allora, noi tra l'altro qui che ai rinnovi gestiti dal DS, minchia, il Napoli 125 milioni ha speso. Aresti non vuole il contratto, perfetto, abbandona. De Jola non vuole il contratto, perfetto, abbandona. Aggiungi alla lista dei cedibili per il suo valore. Pereiro, idem con Patate, nonostante ovviamente sia in prestito alla Ternana. No, che assumi intermediario?
I procuratori di for... Non me ne frega... No, 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 fermere. Offri via Transferrum. Prezzo... €750.000. Dai, dai. Perfetto, tanto non vuoi rimanere a posto così. E chi è questo? Ah, abbandono, abbandono. Stavamo dicendo un difensore centrale. Quindi noi andiamo su giocatori. Nuova ricerca e cerchiamo un difensore centrale che abbia massimo 27 anni e un minimo di 20, che sia interessato a venire a Cagliari e che magari non percepisca l'ira di Dio come stipendio. Cistana. Cistana. Cistana, io sinceramente me lo prenderei. Sono entusiasta. Allora, si aspetterà ci sia concorrenza. Bene, benissimo, benissimo. Allora, andiamo subito a prenderci Cistana. Caro Cellino, se io ti do 700.000. Così. E visto che so che Football Manager è una grande merda, rimuovo ed escludo dalla negoziazione la percentuale sul guadagno e il totale sulla prossima cessione. Oppure se magari facessimo così. Tre rate annuali da 500.000. Perfetto. Perfetto. Così non ci costa un cazzo adesso, praticamente. Benissimo. E molto probabilmente l'abbiamo praticamente preso, Cistana. Poi un altro ruolo che manca sono i sostituti per le ali, perché Lumbo e Oristagno non hanno sostituti. Quindi. Questo è un profilo che a me piace molto. Questo è un profilo che a me piace molto. Resterà fermo tra 9 giorni e 3 settimane. Allora. Ecco, già Mihaila chiede tanto. Se io chiedo il prestito. E ti dico, costo futuro opzionale di 7 milioni e mezzo. Ci stiamo, anzi, facciamo prima 5. Sono riluttanti. Allora, 7 e mezzo, vedremo, poi ci fanno sapere. Poi molto probabilmente non andrà a buon fine. Questo Valeri. Dovrei vederlo. Come cazzo si faceva? Offri provino. Non mi ricordo come se faceva a farli visionare all'osservatore. Ecco, osserva giocatore. Non mi ricordavo. Tete Moriente. Andre Silva. No, perché è extracomunitario. E non so se ci abbiamo gli slot liberi. Michel Ange Balikvisha. Altro 10 presenze nell'under 21 belga. Non mi sembra malvagio, eh? Però valore stimato non si sa. Sì,
Se noi chiedessimo disponibilità alla gente, undici e 13, ma stai bene lì, Michelle, stai bene lì. Allora, Somerville sarebbe veramente tanta roba, ma costa l'ira di Dio. Costa veramente l'ira di Dio. James pure è veramente tanta roba, ma costa l'ira di Dio. Però questo Andre Franco, che mi gioca sia a sinistra che a destra. E la scheda non è per niente male. Ma se vogliono 1,5 milioni, ma io glielo do. Ma io glielo do. Ti tolgo questi. Ma io te lo do, io sono già sicuro, mi sto illudendo, lo so, perché sicuramente poi il giocatore mi verrà a chiedere uno stipendio spropositato. Allora, ci stanno interessato, avvia negoziati, finalizza promesse, perfetto. Allora, abbassiamo un po' l'ingaggio, abbassiamo un po' il bonus alla firma. E alziamo un po' la commissione per la gente. Di solito quando perlomeno nei football manager vecchi bastava che alzavi un po' la commissione della gente per convincerli a firmare. Siamo passati a 1 milione. Dai, 800.000, ti lascio il bonus. 1 milione. Ma famo così. Almeno siamo riusciti a strapparlo a meno di 1 milione. L'offerta del Franco è stata... Minchia, minchia. Ma questo è forte. Questo è forte. Avvia negoziati. Migliorerà. Senti, fatti i cazzi tua. Allo staff ci penso io. Verrà mandato un corso intensivo di lingua. Assolutamente sì. Madonna che salassata. 5 anni però mi firmi. Ti lascio tutti. Dai. No, per questo secondo me ne vale la pena, raga. Per questo ne vale la pena. L'offerta per Valerie è stata rifiutata. Valerie, ti saluto. Partecipa all'incontro quasi, fine riunione, non me ne frega un cazzo. Ce n'erano di squadre attorno a Franco, eh? Ce n'erano. Introduzione sui calci piazzali. Questo prima l'ha fatto molto prima. Vabbè, marcatura. Primo palo. Equilibrato. Le voglio sul secondo palo. Equilibrato. E a rientrare. Ah, tra l'altro, fatemi fare una cosa, perché io odio una cosa. Stampa, le conferenze stampa, delle gare e delle gare. Ci va Paolo Benetti, vai Paolo, sei in tutti noi. Manca un preparatore dei calci piazzati e un direttore tecnico e un gestore prestiti e un fisioterapista. Allora, a quelli ci pensiamo dopo. A quelli ci pensiamo dopo. Qua gli account ce ne fate sega. Via. Nandez infortunato. Bene. Tanto già so pochi. Allora, io quando è così metto sempre tutto 2 settimane. Proprio sergente di ferro. Sergente di ferro, conferma. Tanto mo se verranno a lamentare che il codice etico è troppo forte. Hanno fatto offerte per Franco. Offerta dallo Spezia Verdeiola. Bravo, hai fatto bene a accettarla.
Sto facendo girare il nome di Franco Cervi per trovargli una squadra. Ho capito, fio mio, ma questo guadagna 2 milioni e 5. Ma tietelo, ma fallo girare. Fallo girare il nome di Franco Cervi, ma non qui. No. Troia. No, no, vieni da noi, vieni da noi. Dai. Cambia l'offerta. Più alto di così non te lo posso dare. Commissioni per l'agente al massimo. Più bonus, vieni, 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 vieni. Sta a fa una cazzata probabilmente. Probabilmente. Aggiungi clausole e bonus per un minimo di assist, 5 assist, 5 reti. Dai, su. Tutorial dinamiche di squadra, va bene. No, che rosicata. Se me lo scippano rosico, sta registrando, sì. Che vuoi? Ok. Presente della squadra. Ciao. Benvenuto, sono vice. Vorrei parlare delle nostre ambizioni per la Serie A della prossima stagione. Penso si possa arrivare a metà classifica. Ma sia con i piedi per terra. Ah, Viola. Viola. Che cazzo fai? Esatto. A noi non sembra ancora giusto. E allora vattene a fanculo, Mina. Non c'è altro. Senti, no, già mi avete rotto i coglioni, eh. Già mi avete rotto i coglioni a me. A parlare con la squadra, eccetera. Io voglio Franco. Datemi Franco. La richiesta di prestito per Mihaila è stata rifiutata. Perfetto. Il problema è che io non ho soldi per prenderlo, Miaila. A meno che. A meno che. Io ti do 500.000 adesso. Rate, 3 rate. Mettiamo. Facciamo 5 milioni. Poi altre 2 rate annuali da 1,5 milioni. Per un totale di 7 milioni. Dai, dai, così ci stai. E percentuale sul guadagno, tapi in culo. Sulla prossima cessione, te la pi in culo. Vogliono 2 milioni adesso. Noi ce ne abbiamo 5. Dai, fai 1,5. Vienimi incontro. Vienimi incontro, se 15. 1,5 4 e 5 e ok, speriamo che non chieda troppo d'ingaggio tra titolare fisso, no, riserva di lusso. Allora, bassa la cresta, ti sta allargando un po' troppo e vi state allargando un po' troppo. Questo è quello che posso fare. Più di così. Allora, se proprio vuoi, meno di un milione paro paro.
un bonus alla firma dei 900 e così. Arindanghede, 1 milione. Proprio perché sei tu e mi piaci, mi hai là. Bonus alla firma, vuoi un bonus? Te do 1 milione di bonus. Porca troia, 1 milione di bonus. Però mi fai 5 anni di contratto, amico Fritz. Sì, beate. Tutti questi bonus ti posso dare. Sì, beate. Ecco. Famo a capisse. Già mi sto svenà, porca troia. Insomma, quello che cazzo che ho messo. Allora, assegna gli osserva. Sì. Selezione automatica, mettici tutti. Pure Radunovic infortunato. Che cazzo. Ma Franco, che io l'avevo visto lì. Franco. Come cazzo si chiamava? Cerchiamo Franco. Franco del Po. Andre Franco. Andre Franco. Bello di casa. Cioè, io per una volta dico, vabbè, gli offro i soldi perché così almeno c'ho più sicurezze che possa venire. Loro decidono di volerlo mandare in prestito. La Ternana ha rifiutato di fare un'offerta per Gaston Pereiro. Posso avvertire epidermicamente la sua disperazione. Ma non vuole andare via per nessun motivo. Mamma mia, che zecca che sei, Pereiro. No. Chi ho venduto? De Jola. Max Meyer. Ma non è. Non è quello che giocava a Lecce? No, quello è Meyer. Lovro Meyer, credo sia quello. Max Meyer. Oddio. Non è manco così malvagio, eh. Ma come trequartista. Osserva completamente il giocatore, vai. De Jola è andato allo Spezia, perfetto. Paoletti affida il proprio futuro al Cagliari. Ha rinnovato pure qua. Andiamo bene. Ecco, Michele Carboni. Io sinceramente lo manderei in prestito. No, oh. Dove. Ecco, lo mando in prestito all'Olbia, tanto. Come centrocampista centrale. Lo mandiamo in prestito all'Olbia. Mihaila è preso. Nandez ha rinnovato. Minchia, 2 milioni ha rinnovato. Mancoso ha rinnovato. Io voglio sapere di Franco. Franco. Ma io so quello che deve. Non mi dovete cagare il cazzo. Ok? Io so quello che devo fare. A quanto so? 34 minuti di video. Ah, subito amichevole. Così. Allora, Nandez via. Facciamo giocare Sulemana. E per il resto va abbastanza bene così. Equilibrata, va bene. Allora, Insigne lo facciamo giocare sul piede più debole. Brunori, contrasti normali. E Di Francesco lo facciamo giocare sul piede più debole. Poi Henderson sempre pressato. Idem Segre. E i terzini li facciamo giocare sul piede più debole. Perfetto. Calci piazzati. Abbiamo già deciso i rigori. Va bene così, capitano.
Nandez, secondo capitano Paoletti, i numeri di maglia sti cazzi. Ah, e Radunovic lo devo levare. Ma come non ho selezionato? Ah, perché Nandez non c'è. Va bene, sì. Andiamo alla prima partita. Sì, fai giocare pure Brunori sul piede più debole. Le amichevoli servono a questo. E andiamo a goderci questa prima partita di questo nuovo Cagliari targato Miro. Allora, aumento un po' qua l'audio del desktop. Audio si musica, no? Perfetto. No, azioni chiave. E facciamo così. Abbiamo tergiversato un pochino con il pallone. Augello cross in me. Per Oristagno non è proprio il massimo crossare, eh. Dove stava? Azzidiagos. Ma porca, ha mancato l'intervento. Concentrazione, ragazzi. Abbiamo preso un gol da Polli. Abbiamo preso veramente un gol da Polli. Bravo Azzi. Petagna, vai. Fai salire la squadra. Da Oristagno. Ma perché è libero? Perché l'hai rilasciato libero? Allora, non è corsa. Portate il pallone in area. Affrontate la difesa palla al piede. Magari abbassiamo un po' il ritmo. Contropiede, ragazzi. E ancora il Palermo. Tutto del Palermo. Dai Zappa. Madonna Zappa, dai. Signe, grossa in mezzo. Azzidiagos spazza. Che palle. La prima amichevole subito mi fanno rodere il culo. Dai. Ma li vogliamo andare a pressare? Cioè, raga, ma se stiamo a far pià per culo dal Palermo? Cioè, ma da aereo fate, raga. Ancora. No, qui c'è qualcosa che non va. Qui c'è qualcosa che non va. Allora, Zappa. Come cazzo si faceva a mettere le cose qui lì? Spogliatoio. No. Punta al dito. Sì, cioè, state a fa schifo, regà.
State facendo schifo. Cerchiamo un po' le sovrapposizioni. Abbassiamo un po' sta linea della difesa. Ma io vorrei mettere personalizzate. Che cazzo sto facendo? Niente, non riesco a mettergliele. Famo pure un po' dei cambi. Fuori Petagna, dentro Pavoletti. Yangto al posto di no, Lumbo non lo farei uscire. Posto di Sulemana. Abbastanza impalpabile l'attacco, eh. Ma lo vogliamo andare a contrastare? Zappa! Oh, una volta c'eri riuscito a levargli palla. Dai. Lumbo. Bravo Dossena. Ma porca troia. Ma perché io devo dire de marca. Ma porca troia. Rimprovera tutti. Ma ce la facciamo a andare a segnare un gol? Almeno uno? Uno, non chiedo tanto. Dai, bravo Augello. Dai, Pavo, dai. Un gol l'abbiamo fatto, su, recuperiamola. Recuperiamola. Incoraggiamoli. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Scuffetta, non te ce mette pure te. Ma porca troia. Bene. La prima partita sta andando molto bene. Vai, vai. Tutto, fai tutto, fai tutto. Allora, a me sinceramente. Devo essere sincero, sto modulo non mi sta per niente convincendo. Se io provo con un 4-4-2, allora Prati in attacco anche no. Accettiamo Luvumbo e qua chi c'è? Chi cazzo è al 16? E Prati, no, Prati deve sta qua. Qua ci mettiamo Di Pardo 19 che è Oristagno, sì. Facciamo una cosa fatta così. Un po' sbilanciato, però. Ah, solo a Di Pardo io ho detto no, volevo dire a tutti. Conferma sostituzione. Vediamo un po'. Atsidiakos 5.7. Insufficienza grave. Cioè grave, 5.7. Però insufficiente comunque.
Dai, almeno il secondo. Palo, porca troia. Dai, vabbè. Questa è zella però, eh. Ecco, ecco che parte il contropiede. Bravo, Di Pardo. Dai Paoletti, fa salire la squadra. Dai, affanculo. Domanda di più, dai, dai. Certo, gli expected goals del Palermo erano 1,74, ce l'hanno fatti 4. Male male, migliore Augello. Il nostro è Paoletti. Voglio vedere un drastico miglioramento. Assolutamente sì. Vabbè, è un amichevole e lascia il tempo che trova, ma sinceramente male. Viola rinnovato. Ah, intanto mi ha scrocchiato pure la spalla. Ah, è proprio Palermo fino alla morte. Pure in Coppa Italia. Io volevo giusto chiudere l'episodio andando a vedere se Franco arrivava o meno. Dani De Vit guadagna 374.000 euro. Tra 5 milioni. Vorrebbe un ingaggio tra. Sì, stai bene. Ciao. Ciao Dani. Stai fresco. Carboni all'Olbia. Vai. C'ho bisogno che gioca perché secondo me Carboni cresce bene. Non si sa sto cazzo di Franco. Intanto il Manchester City si vuole via Zielinski. Ignacio de Arruabarrena. È un portiere. Un portiere che gioca nell'Arauca. E vorrebbe quanto? Tra 1,5 milioni e 1,8 milioni all'anno. Ma pure te. Stai bene dove stai? Ma vai via. Vai via. Valery però. Vale, eh. Cioè, Valery vale. E minchia quanto è duttile. Ma questo è un investimento che secondo me bisogna fare, sapete, ragazzi? Quindi facciamo le nostre consuete rate. Ti do 200.000 adesso. In 3 anni ti do 1 milione. E stiamo a 1,7 milioni e poi altre 2 rate annuali da 1,5 milioni, 3,2 milioni. Che dici? Ah, fammele va. Guadagno sulla prossima cessione.
Vogliono 1.200.000 subito. Ah no, facciamo 500.000, 1.500.000 e 1.500.000. 1.200.000 subito. Famo 1.000.000, 1.500.000 e così. Fai un'offerta, perfetto. Ragazzi, ci andiamo a prendere Valerie e poi chiudiamo l'episodio, il primo episodio di questa carriera. E anche perché sto a 50 minuti de... lo stipendio è altino. Lo stipendio è altino. A via negoziati. Allora, facciamo 'Elemento della rosa'. Vuoi essere giocatore? Se sei giocatore importante, verrai mandato assolutamente a un corso intensivo. Abbassiamo un po', abbassiamo un po', alziamo le commissioni per la gente. 4 anni al massimo. Perfetto. Lo abbiamo preso? Allora, famo così, rosa. Perché a me, poi io le amichevoli per esempio non le ho praticamente mai giocate, quindi non vedo perché cominciare a giocarle adesso. Deleghiamo. Oh, conferma. Guida le delegare, conferma. Ci pensa la CPU a giocare. Dai, contro l'Empoli, che abbiamo combinato. Si sa? Si sa? Abbiamo vinto 3-1, vedi? E il problema so io, palese, palese. Io voglio vedere Franco il procinto di firmare. Mamma mia, che goduria, che goduria. Chiedi a Nandez. Vai, dai il benvenuto. Cistana pure arriva, arriva pure Cistana. Stanno arrivando tutti. Manca solo Valery. Valery secondo me, ragazzi, è un bel acquisto. Valery secondo me è un bel acquisto. E alla luce dei nuovi arrivi, io sinceramente cambierei modulo e passerei al 4-2-3-1. Vai, usa la formazione consigliata con lui, con loro. Bandino presenta Franco. Ma io le conferenze stampa avevo detto che le doveva fare stampa. Ah, delegare, 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 delegare. Confermo. A posto. Rifiuto. Vai. Non me ne frega un cazzo di conferenza stampa. Prendiamo pure Valery e secondo me abbiamo abbastanza rinforzato la squadra, eh. Vuole sapere. Senti, parla con Paoletti. Non penso. Stavo facendo un buon lavoro e non c'è motivo di pensare che altri possano. Bravo, bravo, sei stato troppo poco professionale. Bravo Paoletti. Meno male che lo sai. Abbiamo vinto pure contro il Südtirol. Io sì, sono sempre più. Vai, usa la formazione consigliata, così giocano un po' tutti. Sono seriamente convinto che dovremmo passare al 4-2-3-1 ora. Minchia, contro il Bayer Leverkusen giochiamo. Ci annientano. Jakub Jankto. Lo vogliono in prestito. Se lo volete, vi pagate il 100% dell'ingaggio. Perfetto.
Vai. Vai allo Sheffield. Io sto aspettando la conferma per Valerie e poi chiudo l'episodio. Eldo Shomuro dopo infortunio. Ah, ammazza, solo 2-1. Oh, mica male. Shomuro dopo, vabbè, 2 giorni. La conferma di Valerie. Sto aspettando la conferma di Valerie. L'ha detto al terreno, ma lascialo così. Vabbè, era pur sempre il Bayer Leverkusen. Eccolo. Secondo me lo stiamo forse un pochino strapagando, ma dalle caratteristiche mi sembra veramente tanta tanta roba. Tra l'altro guardate i ruoli in cui può giocare. Cioè, accetta. E anche Valeri è stato preso. Ragazzi, questa è la situazione. Abbiamo veramente, secondo me, migliorato la squadra. E fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Attendo anche i vostri consigli perché vi ripeto, non sono un granché esperto con Football Manager. Quindi mi rimetto a chi ne sa più di me per consigli vari ed eventuali. E detto questo, io spero che questo episodio vi sia piaciuto e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!